spiaggia non hanno bisogno dell'aiuto, ok? Che se la vincono nel campo, ok? So, io parlo per i fiorentini, per me, per la mia squadra e per il sistema calcio in Italia. Perché queste parole saranno scritte pure nei giornali americani. Pride and Glory per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che in rappresentanza della voce di tutti i tifosi gigliati si erge a paladino, anche se sarebbe meglio evidenziare la rabbia piuttosto che la gloria insieme al grande orgoglio. Il patron viola questa volta non ci sta e al termine della sfida di Torino contro la Juventus persa per 3-0 tra le numerose polemiche arbitrali scoppia ai microfoni dei giornalisti contro i bianconeri e soprattutto contro la classe arbitrale. Che vengono a vedermi, ok? Perché si deve fare riferita questa cosa. Non può essere così che una squadra o squadre sono vantaggiate e l'altra squadra come Firenze non è. Le dichiarazioni del patron italoamericano non sono affatto piaciute al presidente dell'AIA Marcello Nicchi, che a margine della consegna del premio Panchina d'Oro commenta così. Non ho parlato sicuramente con lui perché non l'ho visto. Non è... Io non ho da esprimere niente, io dico semplicemente che non abbiamo da aggiungere niente di quello che avete a conoscenza voi. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l'ha usato, disgustati da questo comportamento. Ma Commisso non ci sta e anche lui, presente alla premiazione, replica nuovamente, rincarando la dose e ribadendo ancora una volta che la sua Fiorentina merita rispetto. Ho scoppiato un pochettino, no? Forse dovevo scoppiare prima, ma io ci voglio bene al calcio italiano. Voglio che tutti andiamo bene, ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma credo che quello è uno spettro. Che la città si merita il proprio rispetto uguale a tutti, non più di tutti, ma uguale a tutti.